Commodori, buongiorno. È giorno, incredibile, sono sveglio. Appena finito di lavorare, ho ricominciato. È dura tornare alla vita e alla routine, ma oggi vi porto qualcosa grazie a FreeDark, che non smetterò mai di ringraziare. Qualcosa di nuovo che può finalmente dare qualcosa a Elite, che in realtà Elite ha già. Che vuol dire? C'è un sito francese, lo so, no comment about that, che è tradotto anche in italiano, quindi va bene anche per noi italiofoni, se non parlate altre lingue, che dà una lore a Elite. Che vuol dire? Non è che crea niente di nuovo, però fa una cosa fantastica. Prima di tutto si appoggia alle API del gioco, che sono, non me ne intendo, quindi chiedo scusa a tutti i programmatori, sto parlando di cose che non so, però praticamente come fa Inara, che vi aggiorna automaticamente se aprite di Market Connector il vostro profilo con le cose che fate in game, la stessa cosa la fa questo sito, vi dà delle avventure da fare e vi dà dei punti in base a come le svolgete, e lui sa tramite queste API che cosa succede. Ho fatto un'introduzione che peggio non potevo fare, dovete perdonarmi, sto parlando da più di 6 ore ininterrottamente, quindi inizio a essere completamente fuso, e allora faccio la cosa migliore, vi faccio vedere quello di cui parlo, così non devo spiegarvelo. Il video sarà lunghissimo, ho già visto in realtà questa prima missione ieri sera che l'ha fatta Nemo, però non l'ho seguita con troppa attenzione, quindi ci sta che ho perso dei passaggi che mi perderò, ma voglio farla come sempre nello stile dei miei tutorial live insieme a voi per scoprire se ne vale la pena oppure no. Secondo me sì, perché quello che ho visto ieri mi è piaciuto e non poco, quindi avviamo Elite. Anzi, prima di avviare Elite, vi faccio vedere proprio il sito dove loggarvi e registrarvi perché vi venga assegnata questa avventura. Arrivo. Eccolo qua. E il sito è molto facile, ve lo segno poi in descrizione, però è questo: benvenuti, già la scritta in italiano te la fa prendere bene, a L'Elite Dangereux, Suligani Dangereux, cantava qualcheduno. Immergetevi nella storia di Elite Dangerous attraverso avventure sceneggiate interattive al 100% in italiano. Quindi andiamo a vedere di cosa si tratta. Si parte con la vostra prima avventura, però prima di fare tutto ciò, quello che vi consiglio è di fare accedi e mi loggo con Steam. Approve. Approve. Non so come si dice. E questo sono il bellissimo io, che sono fotogenico, lo scopro adesso, c'ho un badge. E niente, sa già dove sono, non ho mica avviato ED Market Connector, quindi avviamolo, avviamo anche Steam, avviamo anche il gioco, avviamo tutto l'avviabile e torniamo qui. Come vedete, la cosa figa è proprio questo, che vi danno dei punti e dei badge in base a quello che fate. Ci sono un sacco di opzioni, come vedete è tutto in italiano, potete ovviamente cambiare la lingua, se preferite esercitarvi nel giapponese lo potete fare, immagino quanti di voi si esercitano in giapponese. E abbiamo avventure, articoli, classifica, strumenti, goodies, reti. La traduzione, come dice Nemo, probabilmente è fatta con Google Translate, però cacchio, l'hanno tradotto, quindi tanto di cappello, perché la Frontier Elite in italiano non l'ha tradotto, il che ha fatto la mia fortuna per un canale di YouTube in italiano, ma non lo fa per quanto riguarda i player e il gioco di per sé. Ok, ora abbiamo visto un po' di mirroring, vediamo un po' tutto. Avventure ci vado per ultimo. Chi siamo? Innanzitutto un po' di credit, perché è giusto darglieli. Abbiamo il Commodoro Targosu e Commodoro Optimus Koala, nomi fantastici, un esploratore e un generale dell'impero. Vediamo cosa ci dicono di loro. Orientato all'esplorazione di mondi lontani e alla scienza nel gioco, il mio obiettivo è scoprire i segreti del mondo e condividerli con il maggior numero possibile di giocatori. Vabbè, l'esploratore classico, mi ci ritrovo abbastanza. Mentre Optimus Koala ci racconta che una frase mi rappresenta: viva l'imperatrice Arissa Lavigny Duval, guerriero nell'anima, vivo solo per eliminare i nemici dell'impero e perfezionare la mia arte del combattimento, che non mi rappresenta affatto, però grazie per questo sito. E perché questo sito? L'amore per il lore. Proprio come voi, siamo grandi fan di Elite Dangerous e proprio come voi abbiamo scoperto un po' tardi la ricchezza del lore del gioco. Due cose devo dire. Primo, mi traduci
e ci metti l'apostrofo su po', ti amo. Tante volte ho visto gli accenti e sono morto dentro, quindi kudos per loro, perché la traduzione, almeno qui, qualcuno d'italiano probabilmente ci ha messo le mani, perché è fatta bene. Secondo, è vero, mi sono reso conto anch'io che ci sono un sacco di piccole micro avventure all'interno del gioco che non fai, perché... perché forse hai impostato male Elite e devi farmare come non ci fosse un domani? Non lo so, però so che io me l'ero persa con quasi 3000 ore di gioco e di volo. Non ero mai andato, qualche rara volta sono andato a fare quelle missioncine, che sono quelle che a volte ti arriva un messaggio randomico che ti dice guarda c'è questo in quei punti, vai a vedere, vi faccio uno dei tanti esempi. Questo sito fa proprio questo, però vado avanti nella lettura, non faccio troppi spoiler. È così... è così che abbiamo deciso di condividere le nostre scoperte in avventure sceneggiate e inoltre in francese, italiano, giapponese, eccetera, eccetera. Lo ripetiamo spesso, ma il nostro obiettivo è anche far risaltare la vivace comunità francofona nel gioco. E questo a noi italiani, ovviamente. A mamma di Zidane. Va bene, andiamo avanti. Infine, non possiamo non menzionare la nostra più grande fonte di ispirazione, il sito EDTrip. E allora andiamo a vederlo subito, che ci ha introdotto a questo vasto mondo e che ora stiamo cercando di presentarvi a nostra volta. Un grande ringraziamento a loro per il loro lavoro. Ringraziamo anche tutta la comunità di Elite Dangerous, in particolare Cannon, che noi conosciamo bene, ma vi apro la scheda anche loro, e tutti i suoi membri, per aver creato una preziosa collezione di risorse. Ah, mi raccomando, io vi chiedo un'altra cosa, se non l'avete ancora fatto, vedete cosa si è appena aperto qui, ED Market Connector. Per favore, scaricatevelo. Che fa ED Market Connector? Ci ho fatto almeno 3 video, però, millenni fa, quindi faccio un breve riassuntino. Semplicemente vi... comunica attraverso le API tutto quello che voi fate in gioco a Inara o a ID, qual era l'altro, ce n'è 3000, Astrometrix, questo qui è DSM che era la Star Map, ognuno di questi, il vecchio EDDB che ahimè ce l'ho ancora sui bookmark ma non esiste più, ognuno di questi si basa su delle informazioni che voi potete a vostra volta dargli attraverso software come questo. Non solo questo, perché di Market Connector ha anche la possibilità di instaurare dei plugin. C'era Galaxy Plotter che era bellissimo, non riesco più a farlo funzionare, disinstallato, reinstallato, rimessa la vecchia versione, aggiornata a quella nuova, non mi è riuscito, probabilmente non funziona più perché ci hanno provato anche altri Commodori, non gli è riuscito neanche a loro. Però al di là di questo è un tool essenziale per supportare progetti come questo, quindi di Market Connector, per favore scaricatevelo. Ovviamente parlo con i player di PC, chi è sulla tazza del cesso a giocare allo Steam Deck non importa, a meno che non fate Linux Mint, chi è, scrivimelo nei commenti che mi hai detto che l'hai installato e seguirò. E comunque va bene, chiudiamo questa parentesi e andiamo oltre. Quindi il sito sarà sempre gratuito, domanda molto importante, 100% gratuito, quindi diciamo che non l'avevo specificato all'inizio, ma non credo di avervi mai portato niente a pagamento qua, a parte i bellissimi cappellini. Allora, il principio di questo sito è condividere la nostra conoscenza e soprattutto il nostro amore per il gioco. Non ci sono piani per rendere qualcosa a pagamento. Se desideri ringraziarci per il nostro lavoro, parla del sito e gioca alle nostre avventure. È la migliore ricompensa per noi. Carini, e io sono felicissimo di fare un video. Perché i goodies? L'Elite Dangerous sulla tua maglietta. Abbiamo avuto l'idea di creare dei gadget ispirati al sito e alle vostre avventure preferite. L'idea di aprire un negozio online ci è sembrata la soluzione migliore per farlo. Tutti i design e i loghi sono stati creati da noi stessi. Inizialmente, non si pensione. No, perché era proprio francese. Allora, ma qui abbiamo Google Translate. Inizialmente pensavamo di fissare una commissione di 0 euro, ma alcuni feedback ci hanno fatto capire che sarebbe stato dirompente non contribuire al progetto acquistando un articolo. Dopo una lunga riflessione abbiamo deciso di mettere su ogni articolo 2 euro di commissione invece di 0. Questa decisione è basata su tutto il lavoro svolto. Ok, è tradotto penso di merda, però da quello che ho capito loro pensavano di vendere gadget al solo prezzo di produzione. Invece ci hanno messo una piccola commissione di 2 euro a pezzo, il che mi sembra anche giusto, se dai della roba gratuita, sì. Quindi, voglio aiutarvi, è possibile.
Se il concetto ti piace e vuoi aiutarci, saremo felici di darti il benvenuto nel nostro Discord, quindi c'è anche il loro Discord, per discuterne insieme. Non lo apro perché sennò mi si apre Discord, però dal sito lo trovate. Se hai già un'avventura pronta, la testeremo e, se necessario, suggeriremo miglioramenti. Una volta completato tutto, pubblicheremo con orgoglio la tua avventura con il tuo pseudonimo sul sito. Quindi, commodori, scrittori, se fra di voi c'è qualcuno che ama aggiungere, e questa cosa qui viene premiata, perché potete dargli la vostra avventura, ovviamente immagino basata su quello che trovate in game, e loro lo integrano e vi citano, il che mi sembra molto carino. Ne avevo già parlato con alcuni compagni di merende dello squadrone, vediamo se riusciremo anche noi prima o poi a farlo, intanto lo testiamo. Allora, questa era tutta l'introduzione, è il chi siamo, reti. Le reti sono ovviamente le reti per trovarli, addirittura c'è una radio qui. Goodies, immagino siano appunto le magliette e quello che loro ci prendono 2 euro di incasso, ma vediamo i prezzi normali. Andiamo sulle robe fighe, io lo sapete vista la mia folta capigliatura, $19 più, immagino sarà come è anche nel market mio che sta per chiudere, quindi avete tipo 10 giorni per comprare questi gadget qua, dopodiché mi chiudono proprio il market e devo aprirne un altro, quindi lo riaprirò. Chiudiamo questa parentesi. Non è neanche tanto, però chissà da dove te lo spediscono, dove sono le spese di spedizione, ma direi che questo cappellino è molto carino, $19 non è nemmeno troppo, la maglietta 17, non posso dirvi com'è la qualità perché non le ho ancora comprati. Che è sta roba? Raxla Basket Team, se giocate a basket e volete fare figata, il team Raxla lo potete fare. Berrettini da bellini, sono belli tutti sti loghi, mi piacciono. Quanto costano questi da invernali? Sempre 19, 15,60. Perché questo costa meno di... no, costano tutti 15,60, essere ciechi. Tazze, che se sono un po' care, 10 euro la tazza. Non mi ricordo quant'è, mi sembrava meno, però bella che è nera così, e adesivi. Va bene, abbiamo visto anche i goodies, che sono i gadget, abbigliamento, stessa roba. Vediamo gli altri siti che avevo aperto, che già non me lo ricordo. Elite Dangerous Trip, quello che ringraziavano, questo purtroppo vedo che è in francese e non accetto i cookie francesi perché non li capisco, ho bisogno di capirli, però se loro ringraziano loro, anch'io ringrazio a mia volta loro, perché grazie Elite Dangerous Trip, perché se voi avete ispirato gli altri mi piacciono, di rimando mi piacete anche voi. Chiudiamo e vediamo Canon, vabbè, qui questo lo conosco, è il sito della Canon, in questo caso siamo in Inghilterra, suppongo, no, The Home of Science, sì. E questo, vabbè, sono l'esplorazione con la E maiuscola su Elite, sono loro, Canon, se non li conoscete, conoscetevi. E anche loro, tra l'altro, hanno il software su ED Market Connector che vi consiglia, vi dice tipo, in questo sistema bisogna scoprire questo e quest'altro, mi vai a analizzare quello, è molto carino, però insomma ci ho già fatto video al riguardo. E qui ci sono i goodies, perché ne ho 2 aperte. Ok, perché evidentemente me ne è aperta un'altra. Strumenti. Aiuto. Trilaterazione. Strumento di trilaterazione per Elite Dangerous. Qui trovate uno strumento per la trilaterazione delle coordinate in Elite Dangerous. Questa è una versione iniziale che considero beta, poiché i risultati prodotti sono accettabili, ma non sono completamente soddisfatto dell'implementazione. Vi ringrazio per il vostro feedback costruttivo. Bitoshen. Strumento di trilaterazione beta. Per avere successo nella ma perché mi metti un altro link? Cosa mi apri? Ah, Wikipedia, grazie, ce lo spiega. La trilaterazione è una tecnica che permette di calcolare distanze fra punti sfruttando la proprietà dei triangoli. Si fanno i trigoni. La trilaterazione è una tecnica basata sulla determinazione di 3 valori fondamentali, sulla base del quale si può costruire un solo triangolo. Da un segmento base si individua la posizione del vertice del triangolo che, restituito in scala, è in grado di rappresentare un rilievo in scala ridotta, conservando la posizione dei punti rilevati in relazione geometrica reciproca e certa.
Si vede quando uno legge e non capisce. Riproviamo. La trilazione, come la triangolazione topografica, consiste nel collegare idealmente una serie di punti nel terreno formando una rete di triangoli adiacenti per determinare le coordinate planimetriche e, mentre la prima si avvale della misura dei lati, la seconda si avvale della misura degli angoli. Quindi, se ho capito bene, la trilazione centralmente degli angoli vi aiuta a trovare il terzo punto del triangolo. Chiedo veni a tutti i matematici, geometrici, fisici, io sono fuori dal campo da almeno 30 anni. Comunque, sì, mi torna. Qui ci sono anche un esempio di tre sistemi. Sistema 1, sistema 2, sistema 3. No, ho sbagliato, perché probabilmente devo mettere, qui c'è scritto il sistema, qui distanza, qui c'è esempio distanza, quindi AL poi suppongo siano anni luce, quindi vediamo se lo vuole, e i nomi dei sistemi sono qui. Era un video lungo 16 ore, avrebbe forse avuto più senso fare una live su Twitch, anche perché immagino quanti togli farò, nessuno, ma mi fa fatica, e visto che il video della settimana scorsa era corto, questo diventerà lunghissimo. Dove sarà l'errore? Sentite rumori in sottofondo, c'è bordello fuori. Sì, quindi il problema era proprio quello. E allora, ma è figato! Una soluzione trovata. Soluzione 1. X, Y, Z, quindi sui tre assi vi dà la definizione. Il sistema più vicino è cubeo. Quindi, soluzione 1, soluzione 2, 3, ok, adesso c'è solo 1. 2D. Figata. Ora non so a cosa mi servirà e quando mi servirà, però evidentemente abbiamo visto uno strumento. Andiamo oltre, dai, se no c'era, sto veramente troppo e non... Cioè, conversione dei link. Convertitore dei link del forum Frontier. Qui troverete uno strumento per mettere i vecchi link del forum Frontier nel nuovo formato. Ok. Onestamente questo, vado anche oltre perché mi interessa il giusto. Fenomeni futuri, incubo gravitazionale. Figata questa! Inizia il 7-7, che è praticamente, io sto registrando il video il 7-7, quindi oggi, e ti dice il sistema e ti dà anche il link. Vediamo il link dove ti manda. Elite Dangerous Astromatic. Vedete com'è tutto collegato, le community sono belle per questo, bisogna fare squadre, aiutarci reciprocamente. A volte nelle community italiane c'è un po' di no, quello è bello. Amiamoci. Chiusa la parentesi polemica, basta rant, però è una figata. Quindi ti dà l'opzione di andare a verificare degli eventi astronomici che accadono in gioco. Andiamo avanti. Codice Morse Targoid, qui si va veramente nello specifico, eh? Io sono una pippissima in queste cose. Progettista di codice Morse per sensori Targoid. Qui trovate uno strumento per disegnare con il codice Morse dei sensori Targoid. Il codice iniziale non è mio e proviene da UA Morse Dreamer versione 03B. Arabo, ma io vi leggo comunque eroico fino in fondo. L'ho semplicemente adattato e ho aggiunto il Mamba, decifrato da me, serpente, boh, che non era presente quando gli UA, artefatto sconosciuto, poi conosciuto come sensori Targoid, sono apparsi per la prima volta. Ok. Anaconda. Ah, ok, ma ti fa... Bello. Aspe Explorer visto da un sensore Targoid. Qui siamo comunque veramente
quello che Marco, stai vedendo il video? Ti ricorda qualche cosa? Cioè, vabbè, qui chiudo, perché sennò veramente ci addentriamo in qualcosa che per il momento è troppo complesso, almeno per me, in questo stato, dopo 6 ore di lavoro, in stato praticamente confusionale, e non me lo sono per niente studiato. Questa roba va studiata un pochino prima per farci un video, però da quello che intuisco, appunto, è possibile inserire attraverso anche audio, perché questa qui è una traccia audio che se mettete con questo spettrogramma, ora non so nemmeno i nomi, potete tramutarla in segnali e potete comunicare quello che aveva appunto decifrato Marco e fatto un'illazione che poi si è rivelata vera, ma avevamo già gli elementi comunque per capire che i targoidi stavano arrivando verso il sistema solare e avrebbero attaccato. Comunque, chiudiamo anche questo discorso che è bellissimo, quindi per quanti di voi hanno tempo o competenze già sviluppate in questi campi, qua create delle avventure serie che potete integrarle nel gioco veramente bene, perché avete l'opportunità appunto di trattare direttamente con gli argomenti del gioco. Allora, chiuso anche questo, overlay joystick, strumento per visualizzare lo stato di un joystick o di un controller in tempo reale. Ok, qua se uno vuol far vedere i movimenti che sta facendo giocando, molto carino. Ship Interiors, si tratta di un progetto estremamente sperimentale, leggete l'articolo qui sotto per capire meglio lo scopo del progetto Icarus. Facciamo solo dei salti veloci. Parlerà francese? Inside your engine room, your power distribution room and stuff, and then you can have a mini game to really repair your francese, ma col feedback. Is it a total nonsense? Thank you for speaking in English. Il Commodoro Targos. Head on into a wall, maybe. Ok, comunque anche qui io esco, però se qualcuno Nemo gioca con Blender, qui forse c'è roba interessante da sviluppare contattando loro direttamente, perché questo credo sia, come hanno detto loro, veramente veramente sperimentale. Allora, strumenti, esploratore di lore, che dovrebbe essere lui. Madonna, che cacchio, che è? È la galassia Emperor Hengstuvaldet. Emperor Hengstuvaldet. It is with a heavy heart that we report that Emperor Hengstuvaldet died en route to the Imperial Navy Medical Facility near the Imperial Palace. Confirmation of the news come from the Chancellor Anders Bain, who appeared visibly upset. Qui ci dice che è morto l'imperatore. È bello perché qui accanto c'è Long Live to the Emperor, lunga vita all'imperatore, che è anche giusto, no? È morto il re, lunga vita al re. Perché è morto l'imperatore, se ne fa un altro. Comunque, questo deve essere semplicemente uno strumento che ci aiuta a trovare le lore sulle quali poi ispirarci per fare la nostra, o semplicemente configurare una sorta di scheletro testuale che si muove su questo sito qua, che si allacci appunto alla lore del gioco. Quello che vi ho già accennato prima, non è che voi da zero create un'avventura, ci mettete il nome e Elite Dangerous Frontier lo prende, ma siete voi che dovete andare a cercare una di queste, e guardate quanto ce ne sono, lore, e se trovate, leggete la storia, andate a vedere in gioco di cosa tratta, vi fate una traduzione testuale in italiano aggiungendo a vostro gusto elementi di corredo, in modo da personalizzarla. Poi il vostro nome si sarà messo, ma da quello che ho capito appunto qui sul sito e non in game sulla Frontier. Lì aspettiamo novità, però per ora questo, se non altro, non è legato al discorso del sito francese. Questo era l'ultimo strumento, se non sbaglio. Sì, classifica, ok, c'è anche una classifica con la gente che fa i punti, visto che Nemo ieri sera ha giocato, vediamo quanti punti ha fatto. Dovrebbe averne fatte solo 2 di avventure. Eccolo qua. Beh, è bello sto logo, Nemo. Dove l'hai fatto, mica tu? Allora, c'ha 300 punti. Ah, l'ho perso. 0-0-2. No, 300 punti. Ok, fa cliccare. Sennò che mi dici? Però è carino, capito? Una volta vi registrate. Ah, 266esimo e basta? Quindi è nuovo. Ah no, vedete,
In questo caso tipo 51 ce n'è più di uno, 53, guardate, 1, 2, 3, 4, quindi non è detto quando hai gli stessi punti. Qui c'è scritto 829 sono i commodori, quindi vediamo se riusciamo a far incrementare questo numero, perché secondo me ne vale la pena. Questa era la classifica, articoli, per saperne di più. Ah, ok, vi spiegano anche passo passo come scrivere un'avventura. Odissea Colori Belle Atmosfere, grazie a questo articolo potete conoscere la composizione delle atmosfere in gioco in un batter d'occhio. Galassie visibili nel gioco, livelli di difficoltà dell'avventura, efficace esibologia, Tarksov condivide tutti i suoi consigli per risparmiare tempo e denaro nelle uscite di esibologia, quindi ci sarà delle informazioni sul Road to Rich. Insomma, come vedete è un sito molto completo, che anche se volete fare le avventure o registrarvi ci trovate un sacco di informazioni in italiano, direi fatte e scritte molto bene. Il poco l'apostrofo io mi è rimasto nel cuore. Ok, abbiamo finito, adesso facciamo la pompa del video, che è il gusto, la pompa, aiuto, che quanto è passato, 23 minuti di introduzione lunghetta. Eccoci qua, le nostre avventure, esplora la storia di Elite Dangerous. Allora, dato che comunque voi non lo vedete o percepite, ma questo per me è un faro fortissimo in faccia, io, ok, partiamo. Vi invitiamo a scoprire le storie, i miti e gli altri misteri del gioco attraverso avventure sceneggiate appositamente per voi e 100% in italiano. Indipendentemente dall'avventura scelta, ognuna può essere giocata indipendentemente dalle altre. Lasciatevi trasportare nella vostra avventura. Ok. Cacofonia a parte, non c'è un ordine, quindi. Iniziate è la tua prima avventura con l'Elite Dangerous nelle migliori condizioni. Grazie alla nostra selezione di avventure per un inizio perfetto. Buon volo. Ok, mi sa che siamo tornati a Google Translate, quindi magari io, o se qualcuno si vuole proporre per fare delle traduzioni italiane un po' più corrette, possiamo aiutarli. Comunque, si capisce, e la cosa importante è quella, perché è fruibile. Direi che è la vostra prima avventura. Per iniziare bene la tua avventura, punto, ancora, va bene, sottotitolo uguale al titolo, l'occhiello. Per iniziare al meglio la vostra avventura nelle Dangerous, vi consigliamo di iniziare con una delle avventure seguenti. Sono perfette per completare due tipi di avventure che offriamo, le indagini e gli enigmi. Indagine, questa è quella che ha fatto Nemo ieri, che ho intravisto. Le indagini sono avventure derivate direttamente dalla trama del gioco. Sono state selezionate con cura e adattate per offrirti un'esperienza coinvolgente e immersiva. Lasciati semplicemente guidare dall'avventura. E qui è la prima, la scomparsa di Jacob Scott. Gli enigmi, invece, dice, gli enigmi sono scenari creati dai fan che ti permettono di esplorare luoghi unici e poco conosciuti nell'Elite Dangerous. È in questo tipo di avventure che puoi scoprire i rompicapi più difficili. Ok, questo direi di saltarlo. Quindi partiamo da il Commodoro Optimus Koala, quindi colui che ha fatto il sito, e vediamo cosa ci dice sulla scomparsa di Jacob Scarlet. Dal comandante Optimus Koala, il 27 dicembre 3308. Un ufficiale di sicurezza del sistema Ross 154 è misteriosamente scomparso, senza lasciare traccia. La sua nave è stata avvistata alla deriva in un sistema vicino. Quale mistero si nasconde dietro la sua scomparsa? Andiamo a scoprirlo. E i 300 punti, quelli che ha fatto Nemo. Quindi, devo cliccare qui. Sì, bravi, hanno anticipato bene. Riassunto dell'avventura. E questo l'abbiamo appena letto. Qui però abbiamo un riepilogo. Il riepilogo, nave di esplorazione, una tonnellata di carico, principiante, data e durata, circa 45 minuti, un'ora. Se clicco qui, non succede nulla, fuori c'è un bordello inimmaginabile. Allora facciamo una cosa, nel frattempo io avvio il gioco, almeno abbiamo in sottofondo un po' di roba di Elite e non questa roba che arriva da fuori dalla mia finestra.
Sottotitoli non me ne dà? No. Vediamo questo trailer. Security services are mourning the loss of one officer, Jacob Scarlett. Officer Scarlett was part of a multi-system initiative designed to target smugglers. He was last seen in the ROS 446 system. Ok, ROS 446. Dai, bravi, bel trailer. La scomparsa di Jacob Scarlett. Cioè, figata è. Poi, grazie per averlo fatto in inglese, almeno quella prima parte, alle dangerose. E direi fatto bene con la dica in finale, il movimento con la RGB, mi è piaciuto. Quindi ci ha già dato degli indizi, però. E io direi... Ma si va a cominciare. Nascondere il trailer, tanto l'abbiamo visto. Ti stai prendendo una meritata pausa nel bar della stazione di Birkeland City. Sei nel sistema ROS 154, che ti è stato caldamente raccomandato da un tuo amico perché contiene il pianeta Merlin, un bellissimo pianeta simile alla Terra. Rilassandoti al bar, ti godi una tazza di caffè. L'aroma caldo e rilassante della bevanda ti mette di buon umore. Questa giornata sembra perfetta, ma questa tranquillità durerà ancora per poco. Aspetta che mi do una ravanata agli zebedei. E fasi, sete di avventura. Sulla pista, segui il sentiero, infiltrazione e rivelazioni, un meritato ritorno. Sete di avventura, quindi l'inizio. Basta scrollare giù. ROS 154, bar. Però facciamo una cosa. Dove è scritto il sistema ROS 154? Eccolo qui. Ci andiamo, perché a questo punto direi di iniziare l'avventura. Per ora abbiamo tipo letto, il che non è che mi dispiace, perché da vecchio giocatore di libri game e attuale giocatore di giochi di ruolo direi che questa roba mi affascina non poco, ed è quello che in un certo senso mancava a Elite, qualcuno che ti facesse i fegatelli, si dice, no? Quando fai video e devi fare del girato che poi infilerai come in cucina, infili i fegatelli. Allora, vediamo come mettere lo schermo. Dovrebbe esserci già. Ok. E guardate con che nave ho deciso di farla. Un bellissimo Howler. Siamo in solo. Vedere come l'ho fittato, vabbè, ve lo faccio vedere quando dock. Abbiamo detto il sistema ROS 154. Tre salti, perché l'ho un attimino reso aggressivo questo Howler, almeno dal punto di vista di esplorazione dei salti. Però è la mia prima nave di esplorazione, perché questa qui è Arcadia 2, che è la seconda nave che mi sono potuto permettere. E onestamente, volare sulle piccole è comunque qualcosa che ha il suo fascino, anche se avete l'Anaconda, la Corvette. Ogni tanto fatevelo un giro sulle navi piccole, perché è divertente.
Questa è l'unica cosa che un po' mi fa mancare l'Anaconda, il fuel scooping. Comunque abituato al 7A che è velocissimo, con questa nave è palloso. Però guardate che ci ho montato in questa, il Super Cruise Booster, lo cosiddetto Sco, non me la ricordo. Comunque il boost in Super Cruise su un Howler non l'avevo mai provato ed è una bella esperienza. Sco, SCO. Prost. È una nana bianca. Ecco, entrare nel cono di una nana bianca, avrei preferito avere l'anaconda in questo momento sotto il sedere. Speriamo di non rimanerci risucchiati dentro, ma con l'SCO in sé, male male boost. Se poi boost in direzione del centro, ai. No dai, usciamo, ed è stato più facile di quello che pensavo. Salta, ora vabbè, salta a 78-76 perché mi sono caricato con la nana bianca, non salta così tanto, però per un Howler salta comunque, mi ricordo quant'è, mi sembra un cinquantina. Sì, 52-19. Okay, ho fatto un boost per allontanarmi dal sole, ma funziona veloce il boost. Abbiamo detto Birkeland City, lì è dove dobbiamo arrivare. È arrivato un messaggio: we will be cruising in system for a while, please feel free to bla 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 bla, la stessa roba delle navi scuola. Non ci interessa, invece ci interessa Birkeland City. Vediamo se ci ho messo dubito altamente il pilota automatico. Ce l'ho messo, beato e santo me, così fa tutto da solo. L'ho messo, vero? Sì. Nave docca. Andiamo a vedere cosa ci dice. Vediamo se riesco a mettere entrambe le cose. Così non ci leggete nulla. Faccio una roba del genere. O se no vi tengo piccolino, ve lo leggo io e almeno avete un riferimento. Intanto però andiamo a fare il docking. Quindi se non trovate l'ingresso di queste bellissime stazioni, primo, è sempre verso il pianeta. Secondo, dicevano l'altra sera che ci sono delle luci rosse dietro, quindi io le vedo lì in alto. Terzo, se richiedete il dock quando siete più vicini, come vedete sull'ologramma a sinistra in basso sono apparse delle frecce.
e voi dovete seguire quello che vi indica le frecce. Ora non si vede granché bene, però io lo so che è verso il pianeta e quindi busto all'ingresso del pianeta. Come vedete, 3000 ore di gioco, faccio lo splendido e non trovo sto maledetto ingresso. Non le vedo le frecce, ok, dice di là. Certo, fatele anche per chi ha una certa età, per favore, le lucine e le frecce. Dov'è che si alza? Accechiamoci. Sì, che non è che cambi molto, eh. Ok, ora le vedo. Che erano di là, però innanzitutto direi di andare verso la base. Quanto abbiamo? 8 minuti, ok. Dov'è il pad 29? Di avere l'autodoc e quindi di leggere. Azzolina, 4% buono. Allora direi che come nave, a parte che mi si è ribaltato tutto, che sta succedendo? Mi sembra sia, ah ok, vabbè, ci prendiamo i nostri tempi per vedere questa splendida base, che è un cilindro, vedete, all'interno, malgrado fuori la forma sia differente, e ci fa vedere il traffico che non c'è mai, perché i mezzi, questi trenini, sono perfettamente sincronizzati fra di loro. Le ringhiere gialle sono importanti perché il giallo è un colore che è prevalente nell'universo di Eli. Oh, bisogna mi incazzate per riempire il tempo, è difficile. Mi sono riparato, siamo a Birkeland City. Allora, innanzitutto vediamo di vendere se ho qualcosa da vendere, perché chi ci dice che non muoia durante l'avventura? Quindi questo bisogna ricordarcelo sempre. Il messaggio è arrivato. Ok, questi però sono i bond che anche se muoio non perdo, quindi me posso fregare. Altra roba non credo di averla. Che messaggio è arrivato? The Dark Will Reputation Change solo per quelle cartografie. Mamma, siete facili da comprare, figli miei. Scendiamo. A questo punto scendiamo, andiamo al bar, perché appunto vediamo. Facciamo così, così lo vedete anche voi. Facciamo una cosa per bene, mettiamo al centro col cornicetto. Allora, ok, riassunto dell'avventura, sete di avventura. Appena inizia a bere il caffè, questo è al bar di Ross Central. No, e allora, che cacchio, anch'io sono stordito, eh. Quindi andiamoci al bar. Siamo a Birkeland City, benvenuti in questa splendida stazione. Dopo che la porta mi si è chiusa addosso, praticamente andiamo ai bar. Andiamo, due merendine, due croccantine, un crackers
E un coha, via, se fosse bere qualche cosa. Eccoci al bar. The planetary landscapes there are unbelievable, although it's kind of touristy. Indeed. Andiamo, stavo già provando a ascoltare in giro, però vediamo l'inquadratura, facciamo riferimento. Questo? Sì. Facciamo riferimento. Allora, ci sono due container qua. Uno seduto e il bar in fondo laggiù d'angolo. Sure. Do you want to use your gun to do some good? Peggio proposto, figlia mia. Qui ce n'è uno solo di container, qui ce ne sono due e lei c'è il bar. Allora è questo. Quadratura credo sia questa qui e saranno questi. Conosce Lance, ci mettiamo a sedere e cerchiamo di avviare la FreeCam con successo? Senza successo? Con successo. Quindi una volta sistemati, mettiti, stai fermo, sei comodo, vuoi un cuscino? Ti fa male la schiena, no? Perché non trovi pace, figlio mio. Phil, stai tranquillo, cioè, non c'è nulla di cui preoccuparti, fai il gioco, guardalo. Saranno riuscite le morroidi a filairone? Lo scopriremo durante la... allora, siamo nel posto giusto, non sento chiacchierare però, a parte perché dico cazzate io, quindi è difficile, ma proviamo. No, questa è... Credo mi abbia infamato e mi stiano perculando perché... apro... bla 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 bla. Vabbè, torniamo a noi. Non cazzeggiamo più e apriamo la mappa. Appena inizi a bere il caffè, senti dei rumori dalla stanza dietro di te. Dall'altra parte della stanza sembra che il barista stia sistemando i bicchieri che ha appena finito di lavare. Noti che pulisce distrattamente il bancone davanti a lui. Ascoltando attentamente si sente un piccolo suono che probabilmente indica che sta per iniziare una nuova trasmissione. Non l'hai mai sentito prima. Dopotutto, ogni stazione ha il proprio tecnico del suono. Vabbè. Cosa senti al bar? Notizie galattiche. Agente della sicurezza ucciso durante il servizio. I servizi di sicurezza piangono la perdita di un agente, Jacob Scarlett, visto l'ultima volta nel sistema ROS 446. L'agente Scarlett faceva parte di una iniziativa multisistemica progettata per combattere il contrabbando. La nave di Scarlett, scomparsa da diverse settimane, è stata scoperta pochi giorni fa alla deriva ai margini di ROS 446, dopo aver subito danni significativi. La forza di sicurezza chiedono a chiunque abbia informazioni relative alla morte dell'ufficiale di farsi avanti. Ve l'ho letto io perché suppongo sia francese questo. I servizi di sicurezza pleurano la perdita di un ufficiale, Jacob Scarlett, che è stato visto per la dernière fois nel sistema ROS. Una strana scomparsa. Guardi il fondo del caffè dalla tazza e, senza perdere un attimo, ti alzi e ti dirigi verso la tua nave. Il pianeta Merlin dovrà aspettare. Secondo le notizie che hai sentito, l'agente Scarlett è stato visto l'ultima volta nel sistema ROS 446. Parti senza indugi alla ricerca di un indizio. È figata, dai, è bella sta roba. Ve l'ho letto io, mi sono scordato di farvelo vedere, però insomma la finestra è questa qui. Sostanzialmente il play qui che vedete è per sentire e nel riquadro arancione c'è la traduzione. Il testo invece che vi ho letto è questo qui che si trova a fondo pagina. Clicca qui per una soluzione, ora non clicco. Una volta trovata la traccia vai allo step 2. Quindi qui voi vi dovete fermare quando arrivate qua e proseguire nella missione. In questo caso abbiamo detto ROS 446. Quindi torniamo a noi, gioco, alziamoci e corriamo a ROS 446. Quindi venire al bar è proprio la lore che ti porta dentro, però io la trovo una cosa che aiuta a immedesimarsi.
siena impallato OBS. Ovviamente, come vedete, taglio tutto, sono video che ci metto anni nell'editing a fare. Giuro, se ci metto più di 3 tagli mi punisco. Ross 446, che si trova, ce lo diceva anche, a 54, mi sembra di aver letto qualcosa, no, 41 in, no, 29 light year, quindi fate conto voi con la nave che non siete avanti nel gioco, però questa è la distanza che per ora devo fare, poi magari ci sarà da fare qualcos'altro, però intanto usciamo da Birkeland City senza l'autopilota e dirigiamoci a Ross. Saluto Bia, Ross, che se Bia non è più. Importante è uscire piano, non esagerare con la velocità e cercare di non bustare nelle stazioni. È andata bene. Se mi riuscissero le navi piccole adesso sarebbe grave, eh? Ecco, si è arrivati a Ross 446. Ho fatto Longking, fondamentale, e mi dice che ci sono 17 corpi più qualche belt, che è la cintura di asteroidi, un'altra, ok. Allora, questa parte in realtà io me la ricordo da ieri sera, quindi non voglio bleffare, far finta, potrei fare... Quindi quello che bisogna fare adesso, poi magari ricordo male, è andare al beacon. Quindi mettiamo un filtrino perché le fasce d'asteroidi qua ce ne sono un bordello. Nav beacon, eccolo qua. E ci avviamo. Che gliel'avevo proposto io a Nemo e abbiamo provato ed ha funzionato. Perché quello che ci dice la lore è comunque che la nave dell'ufficiale di Jacob Scarlet è stata avvistata l'ultima volta in questo sistema. Quindi noi dobbiamo sapere dove cacchio si trova la nave e il beacon, che sarà sì dall'altra parte, non so se quasi quasi busto, ci dovrebbe dare le informazioni di tutto quello che c'è su questo pianeta. Quindi adesso mettiamo la velocità per l'autopilot e leggiamolo. Sì, ci dice solo questo. L'agente Scarlet l'ultima volta è stato visto qui nel sistema Ross 466, non ci dice in quale pianeta o quale stazione del sistema 466, quindi noi andiamo a vedere adesso il beacon e nel momento in cui non trovassimo informazioni nel beacon vuol dire che mi ricordo male io e a questo punto scopriamo insieme cosa dover fare. Ci siamo? Sì, dai. Speriamo non ci sia nessuno di ostile perché io vedo quella bella scritta hostile che non mi piace tantissimo, eh. Vedete a destra sopra mass locked fuel sotto points defense turret e facciamo attestate con il beacon. Flight
Non era col data link scanner, Cassio. Forse no. Composition scanner non credo proprio. No, vabbè, si vede che l'ha già presa le informazioni. E però per vedere le informazioni devo ritornare in Super Cruise. Quanto tempo è che non gioco, non mi ricordo più nulla. Sono quasi convinto che andasse scansionato, però se il data link scanner non va e gli altri scansioni, non credo. Bisogna vedere appena torniamo in Super Cruise cosa c'è qui, se c'è qualcosa in più in navigation o se riusciamo a partire, perché siamo troppo vicini a qualcuno di grosso. Non so se è proprio la stella o c'è qualche nave che addirittura ci trattiene con la forza di gravità. Tanto vedo che è qui. Toccato qualcosa, tutto è andato fuori fuoco, ok. Mi ero perso, vediamo. Listening post. Questo può essere, e questo grazie a Nemo e Fabietto ieri, perché io di mio, senza saperlo, avrei messo sia Point of Interest che Signal Sources e sarei andato a vederle un po' tutte. Dopo un po' forse mi sarei accorto che cliccando qua sostanzialmente c'è un tempo. Ora, qui non c'è il timer, forse qui. Se vai sulla System Map e ti apre quello che ho appena cliccato, no, non te l'apre. E allora sei un bastardissimo. Comunque queste che io avrei messo, che non vanno messe, che sono i signal source, vanno tolti perché sono provvisori. Cercavo il timer che ti fa vedere quanto tempo alla fine della missione. Se trovate qualcosa che non è provvisorio come questo, andare a indagare. Listening post 700 light year, light second, credo sia lui almeno, mentre il pilota automatico ci porta lì. Studiamo il sistema. Abbiamo delle fleet, una base e pianeti dove si può atterrare. Io dove sono? Sono comunque vicino, dai. Io credo sia questo quello che c'è da fare adesso, e in base a quello che c'è scritto qua, una volta trovata la traccia vai allo step 2. E qui, e sai che sono sicuro che questa sia la traccia o no? Perché se uno è sicuro clicca già vai allo step 2, se non è sicuro si becca, rischia di beccarsi uno spoiler. Qui c'è clicca per la soluzione, non lo voglio cliccare per principio, e quindi noi andiamo prima a vedere cosa c'è laggiù a questo listening post, e se vedo che è legato Jacob Scarlett, allora vado immediatamente al punto 2 dove mi leggo la traduzione, perché qua ovviamente è scritto in inglese, e che onestamente personalmente almeno lo parlo rispetto al francese che non parlo, quindi un po' meglio. Bello stupidamente, vero? Mi piace. Anche il mio howler c'è uno screenshot.
Empire 2, che questa è la seconda nave che ho fatto. Arcadia 2 in realtà. Brewer, non mi ricordo, non credo sia per la birra. E qui ci ho messo quello nuovo del Targoidozzo. Ora se voi anche, e mi raccomando, c'è Indra, c'è da ammazzare proprio ora in questo, quando esce sto video qua, il titano, vi danno quello se fate 2 milioni di danni. E vi assicuro, adesso si fanno velocemente. Non volevo fare lo screenshot, ma va bene lo stesso, era bello. Quanto manca? 19.000 megametri. 19. Ah, è vero, quando vado in free cam a volte mi fa sto scherzetto qui, che non va più la manetta. E quindi, al posto di smandonnare come ho appena fatto, rientrate e riuscite, senza rientrare in free cam. È la free cam che fa casino, perché ho settato anch'io forse sulla manetta qualcosa. Così qua, listening post, guardate che figata, sì sì, è quello giusto. Ora mi ricordo, però se non sbaglio l'errore che hanno fatto ieri mentre la facevano, che io facevo un po' il titano quindi li seguivo di sfuggita, erano Mr. P con Nemo, è quella di aver indagato su questo listening post prima di guardare il passo 2, quindi ora voglio vedere il passo 2, però nel frattempo ci giro un po' intorno senza avvicinarmi troppo perché ha il suo fascino. Belli anche i suoni, o forse sono i suoni dell'aula, non lo so. Step 2 sulla pista. Sì, direi che dalla fotografia siamo nel posto giusto. Grazie al tuo fiuto sento... No, questo non mi piace. Allora, prima devo cliccare qui, poi devo cliccare qui e poi devo scappare via perché vedo, c'ho la scritta ostile, quindi... Quanto boosta questo? 270, non è proprio il massimo del boost, ma... Non fa neanche schifo. Mi sta seguendo. Abituato un po' con navi ingegnerizzate a manetta, un po' la sento, è la lentezza del girarsi. In flight assist off. Metti solo te in target, allora. Contact, high energy wake, ok, sono tranquillo. Però manteniamo le distanze, stiamo troppo vicini, sono fermo? Sì. Allora, torniamo a noi. Devo cliccare qui, poi devo cliccare qui, poi devo cliccare qui. Eccomi qua. Grazie al tuo fiuto da detective e soprattutto ai tuoi scanner, vaffanculo, grazie al mio fiuto, scopri un listening post nascosto nel sistema. Listening post di ROS 446, quindi è giusto fare quello che ho fatto. Alla fine trovate qualcosa di nuovo, andateci e subito, prima di fare qualsiasi cosa, magari allontanandovi un pochino perché se c'è gente che vi scansiona non si sa mai, andate al passo successivo. Dopo una rapida scansione è possibile leggere il messaggio nascosto. Ecco, qui allora no. Invece ho visto, sono andato troppo oltre. Perché questo noi non l'abbiamo ancora fatto. Quindi facciamolo. Stavolta metto il data. Ci leggessi qualcosa con tutto sto blu. Data link scanner, eccolo qua.
Rusk anziano, questo figliuolo. Heard Defend Fleet Listening Post. Ok, eccolo qui. Listening Post è lui. Cosa c'è scritto in basso? Quando i loghi ti rompono le palle. Non ci leggo. Dovrebbe essere il data link scanner. Listening post mi dice out of range, quella è la scritta rossa. Ok, ora me lo farebbe scansionare, ma evidentemente non è. È già arrivato. Unregistered transmission WAS-762-A detected. No matching signals detected. Scarlet. I mean, but my alias moved their base to Istanu system, bigger, not smuggling. Raiding, slavery going on here. I'm closed out. End of transmission. Allora, quindi quello che ci interessa, appunto, Istanu o Stanu, madonna mia, che devo mettermi gli occhiali davvero. O Istanu o Stanu, ora lo cerchiamo. System, e quindi andiamo laggiù. Era più facile quello che pensassi, 3 ore a cercare i radar e cosa scansionare. Allora, Istanu. Come dicevo ieri, Istanu è famoso ed è molto bello perché è un paesino della Sardegna dove c'è un formaggio che parlare di queste cose quando stai in Germania ci stai malissimo. Quindi ci vediamo tutti a Istanu a mangiare il pecorino buono. Andiamo, quant'è? 40, quindi deve farcela in un salto solo. Warum nicht? Also. Ok, questo ce l'ho di deformazione professionale, scansionare 2 volte e fare il fuel scoop. Ora che siamo arrivati qui, anche questo me lo dovrei ricordare da ieri, perché il messaggio, ve lo rileggo, non è che ci dica poi granché, perché le uniche informazioni che ci dà sono: dopo una rapida scansione è possibile leggere il messaggio nascosto. Scarlet, mi trovo in, ho comprato il mio alias, ho spostato la base in Istanu, perché ci sono i puntolini, per quello ci mettevo le interruzioni, ma magari non c'è. Sistema più grande. Ora, quello che ci interessa è la parte finale, perché fino a Istanu va bene, ho spostato la base lì, però più grande di che, perché? Non contrabbando, commercio, schiavitù, sta succedendo qui. Non so, in fondo, storia. Quindi, non so... In fondo è storia, ce ne freghiamo, perdonate per i rutti, stanno
risalendo, abitando in Germania, il cibo non è la cosa più salutare del mondo. Allora, più grande non, contrabbando, commercio, schiavitù, sta succedendo qui. E quindi, boh, ce lo siamo chiesti mezz'ora. Prima avevo postulato io ci fosse qualcosa nei sistemi. Poi, Mr. P, non mi ricordo, aveva un'altra teoria valida. Forse, non mi ricordo se o Mr. P o Nemo, sicuramente non io, alla fine hanno deciso di fare... Non ho fatto Long King allora qua. Molto male. Long King è questa roba che pensavo di aver già fatto. Ecco il D-Scanner, tenuto premuto per fare... questo Onk, che altro non è che quello che vi dà la possibilità poi di fare l'FSS scanner. Ora, se non sapete questa roba, che roba è, non l'ho mai fatto, non so, vi ripeto, ci sono tantissimi tutorial, ma uno in particolare è Esplorare Bene, che lo, si intitola proprio così, l'ho presa leggera, non è arrogante, no, per niente, vi spiega tutti questi mezzi dell'esplorazione. Quindi se non l'avete visto fra i miei tutorial, scrivete sulla pagina proprio la lente in basso, non in alto, oppure scrivete Filairone Esplorazione o Esplorare, vi dovrebbe uscire, perché questo qui è lo scanner di frequenze. Quindi ora è fondamentale, in teoria, scansionare tutto? No, bisogna vedere le frequenze. Vedete in basso a destra c'è scritto giganto gassoso, scendendo si passa a quelli che sono i mondi di acqua, di ammoniaca, ammonia, heart-like, rock, icy, icy bodies, rocky, high metal, metal, asteroid cluster, quindi qui abbiamo lasciato i pianeti. Fin da qui a qui sono quasi tutti i pianeti, qua sono i giganti gassosi, da qui in poi che ci sono gli asteroidi, può essere un po' di tutto, ci sono i segnali radio, e ci sono segnali come quello che interessa noi adesso, perché questi qua giù sono segnali radio, che però, ecco, è qui che c'è il timer, allora mi ero confuso. Vedete, in alto a destra c'è scritto time 33 minuti e 13. Cosa vuol dire? Che è qualcosa che va a finire, a scadere, e allora non mi interessa. Però questi qui, concentrated signal, vediamo. No, questi vedete sono tutti tratteggiati, quindi non li posso cliccare, perché sennò mi dice tune. Questo potrebbe essere interessante. Ora, io poi un po' l'ossessivo compulsività, un po' facilitarmi la vita, scansiono tutto, perché mi piace e perché così non sto a impazzire a cercare una cosa sola. Anche perché quando c'è roba tipo i giganti gassosi che hanno frequenze molto alte, a volte nascondono sotto di sé le frequenze più basse. Questo è perché non lo so, pensavo, avrei pensato al contrario, invece sono le frequenze alte che coprono quelle basse. Eccoci qua, anche i suoni, questa cosa a me fa veramente impazzire. Sentite i suonetti, sembrano della specie di fischi acutissimi. Io che soffro di acufene a bestia, a parte che questo mi rilassa, so che appunto si va sulle frequenze fra i 13.000 e 15.000, ora in questo caso saremmo intorno ai 7.000 Hz, molto alte, e noi in effetti sullo spettro di frequenza siamo in frequenza alta. Quando ci spostiamo su un pianeta da una frequenza più bassa, andiamo a vedere i corpi ghiacciati, il suono ovviamente cambia e la frequenza più bassa porta a un suono più grave, più basso, anche di tonalità. Quindi cerchiamolo, cioè che qui dovrebbe esserci, ma no, forse c'è altro. Allora voglio andare direttamente... No, questi sono a un'altra frequenza. So che mi complico la vita, ma voglio farvi sentire proprio direttamente questo suono qua, che è leggermente più... Sentite? È sempre un fischio, ma è più basso di frequenza. Qui saremo, dico numeri a caso, 3000, ora ha fatto un picco salendo di pitch, torna giù, però rispetto all'altro è relativamente più basso. Ora riprendiamo però da questo qua, perché non mi trovava le cose, perché erano frequenze più basse, e questo può interessare i corpi di asteroidi, anche perché ce li togliamo dalle palle. Una volta ne è scansionato uno, pam, vedete, per fortuna questo l'hanno implementato. Qua però c'è un punto esclamativo che non capisco, so se è proprio quello che si cercava ieri. Vedo vari punti esclamativi, concentrated signal source e quell'altro. Però intanto togliamoci anche... No, queste però non te li toglie tutti, infatti. Togliamoci tutti i pianeti, dai. Questo era super giù, sempre la stessa frequenza. Ma vi faccio l'esempio dei più bassi di tutti, che sono quelli metallici.
corpo roccioso e a parte sentire questa specie di uovo si sentono proprio le rocce. Vi assicuro, sono fatti davvero bene e per me rilassanti anche questi suoni. Comunque dai, bando alle ciance, ce ne sono altri, ovviamente me ne ho fatti vedere solo quanti, tre. Però fateci caso ogni volta che fate sta roba dello scanner, perché trovate cose e informazioni molto belle. Questa comunque è la vita dell'esploratore, chi sta in bulla non ha troppo senso farlo, a meno che non iniziate a fare queste missioni come qua. Questo cos'è, un segnale radio? Sì, che palle. Bello questo giallo. Ne manca 3, vedete in alto a destra c'è scritto 17 di 20, 18 di 20. Però lì ho visto qualcosa che mi ha interessato. Haber Prospect, no, quella è la stazione. Questo mi sa che è un altro segnale video, cioè video audio. L'ultimo, 19 su 20, sei tu? No, tu sei un segnale radio. Dove sei, ultimo pianeta? Non mi dire che sei dietro il sole. No, meno male. L'avevo perso qua. System scan complete. E ora andiamo qui e mettiamo nel filtro la stessa cosa che abbiamo fatto di là. Non questi, ma solo i punti di interesse. Perché qua abbiamo un'installazione non autorizzata, due siti di estrazione, l'anello di un nano. Ora, se non ricordo male, da ieri, spoiler, purtroppo me la so vista, quindi dovrebbe essere questa, e mi sembra fosse Mr. P, dopo che Nemo aveva avuto però l'idea di scansionare. Però questo non me lo ricordo minimamente, voglio andare a vedere di che si tratta, anche se probabilmente non c'entra nulla con questa missione, credo, poi magari c'entra. Anello di un nano, insomma, seppia io, ma tanto faccio sto video lungo, finito di lavorare, non c'ho stress e mi diverto. Salute. Yeah, però uno son pattina di turbo e gliela do. Già che l'ho montato.
se non altro un bel paesaggio è stato arrivare fin qua. Piacciono sempre pianeti rossi e con gli anelli intorno. Di gente. Scanning, quindi era come il beacon, basta avvicinarsi. Scan complete, tourist beacon data downloaded. E questo lo trovate qua a Dwarf's Ring. Gli anelli, ok, gli anelli di un nano. Questa amorevole vista di un nano di classe Y con un enorme anello è raccomandata dal comodoro Luca. Oh, grazie Luca, che ti devo dire, bello, perché Luca hanno scelto, eccolo lì. E allora facciamoci la fortina, ricordo da bravi turisti quali siamo. In effetti è una meraviglia comunque. Vediamo che inquadratura fare. Non mi piace il lato destro dell'anello, però non voglio neanche deformarla troppo. Che sono le cose simmetriche, non mi piacciono. Ok, la cosa bellina di questi beacon è che vi rimangono perennemente, poi questi anche qua in game, perché se andate su status, credo, system function, reputation, session log, finance, non è status, allora perché mi faccio in mente queste cose quando non mi ricordo minimamente dov'è. Forse qua? No, qua ci sono tutti i permessi che avete. Non ti fa andare sopra, però è importante. Tipo Sirius, cioè eccolo lì, Sirius System Permit. E soprattutto il primo Sol System Permit per poter andare sul pianeta Terra. Quindi se non è qui, allora sarà per forza qui. A Olomi non credo. Allora, guardate quanto sono bello. Questo è giusto vederlo. No, però qui è dove ci si cambia. Aspetto e immagine, training meno, codex mi sembra neanche, scusate, vediamo se ci sono richieste. No, siamo 2.49. Gal News no, Engine News no, Galactic Powers nemmeno, moduli no, Fire Groups no, ok, non mi ricordo minimamente dove è segnato, forse mi sono confuso e non è segnato qua in gioco, anche se mi sembra strano, però tutti i beacon che vedete da qualche parte vengono salvati, su Inara credo quasi sicuramente. Ora sono immerso dal dubbio, ma voglio andare avanti nell'avventura perché se mi incaprunisco, ciao. Però da qualche parte tutti questi beacon che scansionate turistici vengono tutti messi in sezione, anche se così vi ricordate dove siete stati. Comunque andiamo, bando alle ciance, al punto di interesse che abbiamo detto essere la installazione non autorizzata. Quindi vediamo, non sia dall'altra parte degli anelli, come sempre la legge di Murphy. Ebbene sì, ovviamente. E allora andiamo a Super Cruise qua. Comunque carino il fatto di fare un'avventura anche in un luogo dove ci sono dei beacon turistici e che quindi ti danno
qualcosa in più ad una lore che già ti dà qualcosa in più, perché in game chi è che la va a trovare e fare sta missione? Togliamoci l'anello del pianeta dalle scatole. Ora dovrebbe bastare, sì. E andiamo verso l'installazione non autorizzata. Ora, prima di accelerare, visto che c'è il pilota automatico, ne approfitto. Voglio rileggere dove siamo arrivati. Quindi, questo era il messaggio di prima. Il messaggio è danneggiato, ma è abbastanza chiaro per avere una nuova traccia. Sembra che l'agente Scarlet abbia lasciato questo sistema. Ora, tutto ciò che devi fare è seguire la traccia. Grazie, Arguez. Segui le tracce dell'agente Scarlet e vai al passaggio 3. Allora, questo qui era dopo il messaggio audio che ci ha aiutato a seguire la traccia, che era il sistema. Andiamo al passaggio 3, che è segui il sentiero. Il sistema di Istanu è relativamente piccolo, ma anche così non c'è nulla che somiglia a una base di contrabbando o addirittura a una base di schiavisti. E qui ti fa vedere la system map che abbiamo già visto noi. Dato che il messaggio dell'agente Scarlet è troppo danneggiato per fornire ulteriori informazioni, dovrai cercare in questo sistema. Scopri dove potrebbe essere andato Scarlet, ed è quello che stiamo facendo noi. Clicca per la soluzione no. Una volta trovata la posizione, vai lì e procedi al passaggio 4. La posizione è quella unauthorized installation, cioè installazione non autorizzata. E adesso proseguiamo al passaggio 4. Ok, siccome vedo già l'immagine non voglio neanche leggere, ma leggo non appena sdropperò. Quindi chiudo qua. Ok, 4000 che ho pigiato. No, maremma. Ok, anzi, sai che? E si busta! Anche troppo. Anche meno! Va piano! Che fai, gommaio e tuo babbo? Ci arriveremo con una sgommata. L'ho presa un po' larghina, giro della vergogna e... Ah, dai, non troppo lontano. Però non appena troppo mi fermo subito, perché se non ricordo male ieri c'era qualche simpatico che a cui non stavamo troppo simpatici noi. E qui un hard point, io dovrei averlo messo. C'è un'arma, intanto Railgun Howler con la Railgun, senza scudo, con delle caratteristiche. Armor Health 180. Fortissima, proprio. Andarci in combat, occhi chiusi, stargoiti proprio. Vabbè, speriamo di non dover combattere. Eccoci qua, quindi mettiamo il motore a zero. Io farei anche tipo un po' di marcia indietro, che la nave è a 31 gradi, quindi mi vedono facilmente. Allontaniamoci un pochino. Metto comunque in target, eh. Infiltrazione. Bingo! Come avrebbe detto Scarlet, ti ritrovi davanti a un'installazione illegale. Sii cauto e discreto. Nessuno deve notare la tua presenza. Ti intrufoli silenziosamente all'interno della base.
che fare, leggere o non leggere il passaggio successivo? Che in teoria no, per non rovinarci la sorpresa. In pratica... Andiamo, dai. Tanto qualcosa con quello che ho già visto ieri me la sono già spoilerata. Però ho tirato fuori gli arponi. Chissà come mai. C'è anche Jaff, dimmi tu. Railgun out of range. Ma tanto non voglio sparare la stazione. Ora, per quel che mi ricordo, questa stazione ha dei antennine, luoghi da scansionare per... Piacciono questi suoni in sottofondo. Per prendere i messaggi. Però... Quanto avanti hanno... Ok, mettiamo qualche pip su engine. Come vedete, eccolo lì, c'è roba. Sono gli uplink. Quindi no, andiamo in ordine. Questo è il 2. No, vabbè, altro che in ordine, già se no mi perdo. Non mi ricordo se basta metterli. No, qui probabilmente vanno allora scansionati davvero con il data link scanner. Dopo tre volte che ci provo. Vedete però... C'è già qualcuno che è rating anything nice. Sembra un pirata. Io non ho nulla. Quindi dimmi che non mi attacchi, cicciuzzo, perché sennò mi sfondi. Raimon Breen. Naughty for me there. Bravo Raimon. È andato via. Quindi c'era un pirata che aveva spawnato. Eccolo laggiù a destra. E noi lo lasciamo andare via. Ce n'è un altro? Do you have anything of value? No, man, I have nothing. My cargo is empty. Un altro ancora. I see all. Ma I see all dovrebbe essere... Let me see what you have. La polizia. Comunque, lasciamo stare questi che rompono le palle. Adder, Brian, Di Nazareth e company. E facciamo 2 e 3. Quindi ci avviciniamo. Come potete intuire dalla quantità di scansione che mi stanno facendo, non portate cargo qua. Perché sennò questa è morta. È morte certa. Ora non riesco a capire se è dalla parte dietro o addirittura dentro. Perché si può entrare in questa struttura. Ebbene sì, credo sia dentro. Vediamo se la porta si apre. La porta non si apre. Proviamo a scambiare. Questo era il 2. Vediamo dove è il 3. No, direi che è più lontano. Porta col triangolo rosso lì, quindi o ce le fa prendere lui in ordine, ci sbloccherà le porte dopo che abbiamo preso l'uno, perché non mi è riuscito aprirla. Ah, ecco, sì, si entra da qua allora. Sono dentro per ora, solo che la plink dove caspita sta dalla parte opposta, che è l'unica chiusa, che è una presa di giro. È lì davanti. Bulkhead, avevo letto Bulkhead. Thank you.
ship log 1. Andiamo a vedere dov'è e se è sequenziale la cosa o se bisogna capire come sbloccare quel meccanismo. Lentamente sta nave, però sì, qui finalmente il data link scanner lo posso utilizzare ed essere felice. Vai, scan complete, link log data downloaded. So, come 2 su 4? Eh no, io me le devo leggere in ordine. Spero mi abbia aperto la 2. Magari dalla parte opposta è aperto. No, qui sotto. No. Dalla parte opposta, ovviamente. Ed è chiuso, porca vacca. E come si raggiunge questo uplink 2? Lati è tutto chiuso, tranne là sotto che però se vado verso l'alto è chiuso uguale. Vediamo da questi altri lati di qua. Mi sembra strano, però è un bel rettangolone, quindi potrebbe esserci un altro ingresso nascosto da qualche parte. Questo è un ingresso. Minchia, 89%. Direi che... sì, c'è il vetro, va bene, ho capito. Ce l'ho il repair limpet per... ce l'ho il cargo, sì, 4 tonnellate ce l'ho. Però non c'ho l'impet. E non ho un repair limpet. Ma c'è il collector limpet, va bene, niente. Speriamo di non schiattare prima. Allora, vabbè, andiamo sul 3 per ora. Anche perché se l'1 era il 2, magari l'ordine è sparso. Maremma, oh, finisco per esplodere qui, Forse devo accendere i fari con le navi piccole. Ship. Anzi, è anche più brutto, ma la night vision dovrebbe aiutare.
Log 3, 1 chilometro e 13. Quella è una finestra, non ci vado più a sbattere, ho capito. Qui la porta è chiusa. Ah, che è dentro anche questo. E qui però è aperto. E lì però è chiusa. Ale. Ecco, questo canister occupied escape pod è una bara con qualcuno dentro e quindi che potrebbe addirittura essere ancora vivo. Io lo so adesso perché ho visto ieri quello che è successo. Quindi intanto usciamo e dato che ci sono tutti sti bei piratini, immaginate anche voi se l'avessi preso, a parte che la porta era chiusa e non potevo, però C-Block 0, ok, 1 e 0, proviamo lo 0. Caspita sto. Quindi 0 sarà 1. Ed 1 sarà, era il 2 infatti. Allora, vediamo che ci dice. This is Scarlet. I mean, looks like they bought my cover story and alias. Having me murder my own ship sealed the deal. Nothing screams criminal like killing a cop. They wear it like a badge of honor. War got around and they think I'm some gun of hire. We moved about a fair... We moved about a fair bit. But their base of operation seems to be in the Eastern system. E grazie al cazzo. Ah, ma questo è un messaggio più vecchio. This is bigger than we thought. Not just a smuggling ring. They are trading in people and not for slavery. Something else is going on here. I'm on close enough yet, but I'll find it out. Ok, questo è il primo messaggio, però è di leggervi in inglese e in italiano mi sembra inutile, visto che come leggo bene in inglese la mia pronuncia è perfetta, quindi ve li leggo in italiano tutti insieme appena li ho scansionati tutti e quattro. E risiamo al fatidico 3, che però magari ora che ho scansionato il 2 si è aperta la porta davvero così. No, direi proprio di no. Io gli sparo a sto, magari si apre. Bello sto suono, sembra rilassante. Sembra un Soviet Camel della prima guerra mondiale. Ti avrò barone rosso. Ray gun? Ma no, c'è i pod lì dietro. Non voglio fare troppi danni. E però sparando si è aperta. Qui... quello però credo che sia il pod e non quello che mi interessa a me, che è lì sotto. E allora qui si lascia la porta aperta, perché se carico questa disgraziata i pirati mi attaccano perché c'è un pod. Quindi speriamo che rimanga lì. Accidenti a me che ho aperto quella porta lì, cioè non l'avessi saputo. Vai, quanta roba mi fai mettere? Questo è l'altro lato del pod. Almeno la porta dietro la lascio chiusa.
perché poi mi serve come veloce via di fuga. Ok, quindi era qua. No. Ma caspita, è sopra? Sbattere? È andata bene di nulla. Non ci sto capendo più una mazza e ho paura adesso aprire le porte, di aprire la porta dietro dell'escape pod, che appunto è questo. Ok, questo è l'uplink 3. Però la porta per arrivare lì, dove cavolo sta? Questa sembrerebbe papabile, ma credo sia quella dell'escape pod ancora una volta. Sì, perché vedete quel bianco tratteggiato lì davanti mi farebbe mettere in target, quindi vuol dire che è qualcos'altro. Proviamo allora di lato. Era qui. Che pozza sempre fra le palle. Il problema è proprio quello che se uno lo prende l'escape pod ogni volta che sentite scan detected e vi attaccano, e con questa nave puoi solo scappare. Però se ti attaccano, provi a scappare e non ci riesci o ti danneggiano, la prima cosa che si danneggia nelle navi spesso è il cargo scoop, e quindi si perde sto benedetto pod. Quindi tutte ste porte laterali mi sembra che portino, perdonate la portanza della parola porta, che mi porta a considerare e dire che sono tutte porte che portano alla porta. Insomma, c'è sempre il po' di mezzo ai coglioni per farla breve. Quindi voglio trovare un altro modo di arrivarci e non lo trovo. Qui dall'alto direi che è alto, qui insomma da questa visuale direi che non c'è proprio modo. C'è modo di sfasciarmi molto facilmente, quello sì, però specchietti retrovisori nel futuro non li concepiscono. Coglioni, vabbè, si vede che ci devo passare vicino. Che anche qui è escape pod canister. Vabbè, intanto apriamo la porta e poi vediamo che succede. Speriamo di non troncarlo o spostarlo passandosi accanto. Io cerco di essere un ninja, anche perché non lo vedo neanche, guardate quel pixel praticamente sospeso lì sopra. Ok, speriamo non sia solo quello e dovrebbe essere rimasto lì. Era impossibile arrivare qua. Ah no, invece c'era quella porta lì, vabbè. Ce l'abbiamo, sembra fatta. Scansioniamo sto benedetto data link 3/2.
3 sulla mappa. Ah no, 4 qui, quindi abbiamo 1, 2 e 4. Manca il 3 che sarebbe il 2. Questo lo leggiamo, ma lo leggiamo in realtà dopo. Prima di leggere il 4 andiamo a cercare il 2. E apro tutto quello che posso aprire. Questa roba che è? No, una porta già aperta. Se venite a fare sta missione con un'anaconda, bocca al lupo. O con qualsiasi, anche media. Infatti consiglia nave piccola e c'è un motivo. Oh, what are you howling because I'm with an howler, huh? Simpatico pirata. Come ti chiami? Chi sei? Half Jacket Charlie, cioè Charlie con la giacca a metà. Guarda, so che sei anche wanted. No, magari se ti scansiona lo prendi come un atto ostile. Va bene, ti lascio andare perché c'è una nave di merda. Allora, adesso li abbiamo tutti, giusto? Che abbiamo, sì, 3 e 4. Abbiamo fatto 1, 2, 3, 4. E allora, mentre su schermo lascio questo, vi leggo in italiano quello che abbiamo appena scoperto. Tac. Allora. Installazione illegale di Istanu. Scopri che l'installazione ha dei data link. Scansionali tutti per trovare nuove informazioni. Tuttavia, questa base è peculiare. Sembra che alcuni data link siano nascosti al suo interno. Vabbè, me ne sono accorto, stai andando in ordine. Una volta scansionati tutti i collegamenti dati, procedere al passaggio 5. Hai 4 messaggi in tuo possesso. Possesso, sì. 2 dall'esterno e 2 dall'interno. Puoi finalmente capire cosa è successo all'agente Scarlett. Messaggio numero 1. L'hanno anche letto in francese, io ve lo leggo in italiano. Sono Scarlett. Ci sono. Sembra che la mia storia e la mia identità li abbia convinti. Il fatto che io abbia distrutto la mia stessa nave ha alimentato la storia. Niente è più illegale come uccidere un poliziotto. Se ne vantano come se fosse un distintivo d'onore. Si è sparsa la voce. E ora pensano che io sia un mercenario. Ci siamo spostati un bel po', ma la loro base operativa sembra essere nel sistema Istanu. Tutto questo è più grande di quanto pensassimo. Non è solo un giro di contrabbando in cui commerciano persone e schiavi. Qui sta succedendo qualcos'altro. Non sono ancora abbastanza vicino, ma lo scoprirò. E questo, capito? Come ve l'ho letto ora, come l'ho letto prima in inglese, smetto di leggere in inglese. Anche perché così capisco anch'io le sottigliezze, qualcosa l'avevo perso. Che figata! Andiamo avanti e vediamo il messaggio numero 2. Non sono orgoglioso di quello che sto facendo. Mi dico solo che non sono io. Mi sembra che funzioni. Ho più libertà all'interno ora. Ho dato un'occhiata a qualcosa che sembrava un laboratorio. Qui hanno una tecnologia che farebbe invidia a qualsiasi ospedale della galassia. Queste persone sono ben finanziate, ma devo ancora scavare più a fondo. Cosa ci fanno veramente qui? Messaggio numero 3. Fatto. Stanno trasportando persone e le usano come muli. Si svegliano da qualche parte e sono completamente inconsapevoli di ciò che è successo loro e non hanno idea di cosa stanno trasportando.
farmaci, chip di dati, organismi. Immagino che alla fine siano diventati dei contrabbandieri. Ma non me lo aspettavo. Queste persone innocenti trafficano le merci senza saperlo e poi risultano disperse quando le merci vengono recuperate. Dobbiamo fermare tutto questo. Quindi stanno usando delle persone per far contrabbando senza che queste persone non lo sappiano. Messaggio numero 4. Non c'è molto altro che posso fare. Stanno iniziando a fare domande e non so più come rispondere. Penso che mi abbiano scoperto. Dovrò scomparire. Non c'è altro modo di far uscire una nave da qui. Quindi mi sono nascosto in una capsula di salvataggio e ho intenzione di nascondermi lì dentro. Se trovi la capsula di salvataggio, mi chiamo Scarlett. Sono un agente della sicurezza del ROS 154. Ho bisogno che tu mi riporti lì, così possiamo fermare questi delinquenti. Fermare, più che firmare. Scioccato dalla notizia, ti rendi conto che l'agente Scarlett è vivo e vegeto. Devi salvarlo, ma dov'è? E qui direi anche che, grazie al cazzo, dove sarà mai? È 3 ore, dico, di... che l'avevo già visto ieri, ma già me lo potevo immaginare quando trovi una bara e un po' di mezzo a una stazione, che quello è l'agente Scarlett. Quindi era vicino al 3, se non sbaglio. Adesso la difficoltà è quello di raccoglierlo, perché anch'io, malgrado l'avessi già visto ieri, e per quello abbiamo montato un collector Limpet anche su una nave per così piccola, non ho portato i Limpet. Quindi la cosa più facile del mondo sarebbe farmelo un Limpet, perché si può fare. Ma io sono braccino e so che ce la posso fare, perché se apri il cargo nella vecchia maniera puoi raccogliere le cose anche senza l'impet. Allora, per dovere di scienza, e poi se non ce la faccio lo farò comunque, vi faccio vedere come si creano i l'impet dal nulla se non ce li avete, ma non, cerco di non farlo e speriamo di ricordarmelo. Qui secondo me è qua. No, qui. Voi andate qui e questa è tutta roba che potete costruire. I Limpet si chiamano Limpet e voi dovete andare su Limpet, cliccare e dire servono 10 di ferro, 10 di nickel e io ne ho troppi, 300, 160, ma no, io voglio farmi del male e provare a raccoglierlo con il cargo, che è tanto tempo che non lo faccio e mi manca. Questo sì, canister occupied escape pod. Ora vedete, a parte che è cambiato il suono, mi avvicino dalla porta, mi allontano dalla porta e ora c'è un altro suono acuto che è tipo sonar, lo vedete in basso a sinistra, si è aperta quella nuova finestrella che si apre solo se aprite il cargo, vedete ora non c'è più. E ora eccola, e c'è qualcosa in mezzo. Questo vuol dire che dovete tenere il mirino com'è esattamente ora. Per centrarlo, piuttosto che muovere col joystick, io vi consiglio di muovervi sugli assi, sull'asse orizzontale e verticale. Tipo, ora mi muovo un po' a destra, però capito, traslo la nave, tocca accendere la luce, se no mi vedete male, così muovo la nave. Per tenere il centro fate questi movimenti qua, su, giù, destra, sinistra, senza inclinarla, ok? Basta. E adesso vedete mi sposto un po' più in basso e un po' a destra, anche se qui sono in mezzo alle pareti. Sto andando molto forte come vedete, ma non voglio rischiare di spedire il pod da qualche parte, perché se ci vai contro forte e non lo prendi bene rimbalza. È comunque a 600 metri da me. Quindi, esagerando, vabbè, tanto avete fretta voi, io no. E quindi, siamo qua. Però sembra che sia dietro la parete, di sbatterci contro non vorrei. Vado ancora un po' in basso. E a destra, in basso. Troppo. Ok. E a destra, quindi guardate solo esclusivamente quel menu lì in basso a sinistra, sopra la scritta 100%, perché altrimenti se guardate di fronte a voi con i vostri occhi vi assicuro si fa solo casino. A parte che non lo vedo praticamente, perché deve essere quel pixel fermo lì davanti, ma poi
questa è la maniera giusta di farlo. Sempre che sia davvero qui e non dietro il muro, eh? No, eccolo, ora lo vedo finalmente. Quindi vado un po' a destra adesso. È al centro, sto fermo. Inclino. Uff. Ho inclinato il muso verso il basso e ora il cargo. E ora non devo cazzeggiare perché. Eccolo, subito, scan detected. Speriamo non mi danneggi il cargo. Che io qui mi devo levare dalle scatole. Però se non sbaglio ho anche i chaff e i point defense turret. Non mi ricordo qual è il pulsante dei chaff. Ok, mi stanno mandando un limpet. Proviamo a attendere tutti i... No, chaff non è questo. Anche perché c'ho... Chaff, non mi ricordo che tasto ho messo per lanciarlo, porca vacca. Non è questo, non è questo, forse non ce l'ho. Comunque, visto che con i Point Defense Red sono riuscito a non farmi aprire il cargo, direi di scappare via. Eccolo un altro. Ci stanno provando a manetta, vedete, a rubarmi le cose. Tutta quella roba che vedete bianca che arriva... Sono... Ai... Ok, quelli che provano a rubarti il cargo. Ok, forse ce l'ho fatta. Hatch praticamente avoided, quindi nell'inventario dovrei avere un Occupied Escape Pod. Fantastico. E allora andiamo nel sistema da cui proveniamo, proseguiamo nell'avventura e quindi torniamo su, era qui, vero? ROS 446 era quello dell'avventura, è ROS 154 il punto di partenza. Controllo per sicurezza. Tanto non dovrebbero farmi un'interdizione, è in caso la sento. Quindi vediamo se è quello giusto. Ok. Devi salvarlo, ma dov'è? E l'ho preso. Una volta che l'agente Scarlet è al sicuro, procede al passaggio 6. No, un meritato ritorno, apri la stiva, non ci siamo ancora. È qui, 154. Se trovi la capsula di salvataggio, mi chiamo Scarlet. Sono agente della sicurezza di ROS 154. Bisogna che tu mi riporti lì, che era la stazione Derrick, come si chiama? Era il bar. Dove c'è il bar? ROS 154 bar. Ah. Qui ha segnato Birkeland City, tanto è l'unica. Quindi andiamo a Birkeland City e messaggio 4, meritato ritorno ce lo giamo dopo. Due salti. Dai, andiamo a riportare vivo Jacob Scarlet Johansson a casa. Facciamo le cose facili e carichiamoci in un'altra bella nana bianca che si distingue dalla stella di neutroni perché la coda oscia è statica rispetto a quella della stella di neutroni che è molto più movimentata e vi carica molto di più rispetto a queste mezze stelle. Mi raccomando, per fare questo overcharge ricordatevi che dovete avere il fuel scoop, perché senza il fuel scoop, e me lo dimentico ogni volta anch'io, cioè ogni volta dopo che stacco per lunghi periodi di gioco, senza il fuel scoop non funziona. Capito, poi per fare un salto di 23 perché mi sono ultracaricato, chissà.
Vabbè, fuori scoop è inutile, tanto noi dobbiamo andare alla stazione, che è già qui, vero? Birkenland City, yes. Se riesco a fare Air 1 con... questi trucchetti che uno... Dove? Il maestro della Freecam, della auto... si può dire masturbazione su YouTube? Sulla Freecam. Vedere come la mia pelle è giovine e splendida. Guardami. Sei più tranquillo quando guidi, eh? Non è come sulle panchine, ti piglia il nervoso, inizia a muoverti di rivi, di rivà. Ecco. Siamo arrivati a Birkenland City, che ora ha cambiato colore. Non è più rossa, anche se rimane ostile, forse per questione di pledge. Le freccette, ok. Cioè non si vedono praticamente le freccette. Però, ripeto, mi avvicino all'imboccatura del pianeta. Mentre la nave prosegue sulla sua traiettoria, perché sono in flight assist off, cerco di capire sto benedetto ingresso dov'è. Eccolo lì. E quindi, cazzo, avevo bustato in flight assist off, perché l'ingresso ero morto, perché questa nave è di cartapesta, quindi facciamo meno i fighi e vediamo di toccare almeno fino a che ho il pod dentro. Stiamo andando piano, no? Rompere da 30 all'ora. Dov'è? 27? 27. Ok, perché quanto c'è di energia? 85%. Va bene, va bene. Docchiamo in maniera spedita e vediamo cosa ci dice nella lore. Ok, intanto riparo bli bli e bli bla. Poi, prima di cliccare, penso sia uno di questi menu della città, andiamo a vedere cosa ci dice. Un meritato ritorno. Apri la stiva e recuperi con attenzione la capsula di salvataggio occupata. Ok, questa è la traduzione corretta. Capsula di salvataggio occupata. Buono. Questa è la capsula di salvataggio. Vi sarà molto vicino. Una volta che Jacob Scarlet sarà a bordo, dirigiti verso il sistema ROS 154 per riportarlo sano e salvo alla sua gente. E questo è quello che ho fatto. Una volta alla stazione di Birkenland City, utilizza il servizio di operazioni di soccorso nei contatti. Ok, e lì penso che finisca. Quindi adesso bisogna utilizzare il servizio di operazioni di soccorso nei contatti. Mi fa strano vederlo in... italiano. Contatti, contatti, contacts, operazioni di soccorso, search and rescue contact. Quindi qua vai su escape pod, clicchi e ti dice quello che appunto è una bara. E per scaricarla per 2929 crediti, diventerò ricchissimo. Voi fate offload and then confirm transaction. Il gioco non ti dice un cazzo e ti paga ben 2900 crediti. Invece quello che hanno fatto i ragazzi del sito è
Congratulazioni, comandante. Grazie alla tua perseveranza hai salvato un addetto alla sicurezza da una morte lenta ma certa. Il vostro coraggio ha anche portato alla luce una sofisticata rete di traffici e contrabbando che ora verrà fermata. Penso che tu ti sia guadagnato un'altra tazza di caffè prima di rimetterti in viaggio. Post scriptum, non dimenticare di visitare il pianeta Merlin. Perché era il pianeta da cui dovevamo partire. Per completare automaticamente questa avventura dovrai trovare la posizione finale e recuperare la capsula di salvataggio occupata da Scarlet. Alla fine clicca qui, completa avventura. Potete anche condividere le vostre foto su Discord nel canale Trophies. E io clicco su completa avventura perché l'ho completata. Hai salvato Jacob Scarlet, guadagni 300 punti. L'Elite Dangereuse ti congratula e ti ringrazia per la tua partecipazione. Grazie a voi, Elite Dangereuse. Allora, onestamente, qui c'è addirittura il podio. Andiamo al mio profilo. Io mi sono divertito un casino e a me questa roba mi piace. E non poco. Ora punti 300, si è aggiornata, si vede, ma sono bello. E inizia a avere i primi badge anche. Allora, torniamo a accendere e a ciegarmi. Shumbada. Posso fare anche un po' meno? Sì, facciamo un po' meno. Sinceramente a me questa cosa mi piace, mi diverte ed è bella e porta qualcosa, e a livello di YouTube è una cazzata da fare video perché sostanzialmente gioco e dico stronzate, non devo fare tagli, non devo studiare nulla, è tutto come viene viene, non me ne frega nulla di fare lo splendido. Quindi chiedo a voi, se vi piace sta cosa, a parte iscrivetevi sul sito e supporto per l'Elite Dangereuse, perché secondo me ne vale la pena, è completamente gratuito e vi dà quel che in più che, se conoscete Inara e già usate altre app, sapete quanto può dare al gioco una cosa del genere, e questa è fatta particolarmente bene, mi pare. E poi boh, chiedo a voi se vi piace. Lo so che è una parata di culo incredibile dire lasciate un commento così disinteressato, no, perché ogni commento, ogni cosa, ogni volta che interagite con un video è tutta roba che mi spinge sull'algoritmo, poi non conto di camparci con queste cose, però fa sempre piacere vedere se i numeri salgono e non scendono. Quindi vi chiedo davvero di scrivere in un commento, di iscrivervi qua e di scrivervi se vi piace o meno, com'è, come non è, e se vi piace soprattutto e vi sta bene che faccio questi video qua, se è stata una rottura di coglioni pazzesca, no, continua a fare i tutorial e basta, o se ogni tanto posso integrare facendo proprio una serie nuova, ci provo. Io questo lo metto come primo video di una serie perché mi sono divertito, che proseguo e farei tutta così io da solo, che faccio le avventure della Elite Dangereuse e cerco di metterci il mio meglio per scoprirle e raccontare una serie di boiate come tanto mi viene comunque naturale. Quindi fatemi sapere se il video raggiunge un tot di visualizzazioni sopra la media, mi basta quello, e ci sono un po' di like e di commenti, e se vedo alcuni di voi che fanno queste cose, anche perché se ne parlava ieri con Mr. P e Nemo, non è che vanno fatte per forza da soli queste missioni. Ovviamente in questo caso, che è stealth, bisogna andarci cauti, non vi portate dietro quello che parte subito bam 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 e fa casino. Quindi, però, capito, con la possibilità che ti dà Elite di anche far salire qualcuno a piedi sulla tua nave, non è male sta cosa. Non so se in questo sito ci sono anche le missioni a terra, penso di sì, e sono curioso poi di andare avanti e scoprire anche le missioni fatte dagli altri comodori, perché queste sono fatte così, per poi magari un giorno farne qualcuna anch'io o gli altri dello squadrone. Comunque, io vi ringrazio per la visualizzazione, se siete stati qua finora sono passate 2 ore e 11 per un'avventura che si fa in 45 minuti, fatta veloce per bene, ma a me piace a cazzeggiare, godermi lo spazio e le cose. Quindi grazie per essere stati fin qua fino a 2 ore. Dai, lasciatemi un commentino o iscrivetevi se non l'avete già fatto, perché mi fa piacere, e se vi va ovviamente niente obbligatorio. E nulla, ci vediamo la prossima settimana o con un altro di questi se mi è presa bene, ma magari intramezzo faccio un video di questi della lore e un video classico del tutorial, se trovo qualcosa dove fare un tutorial, perché anche su tutti questi tool che offre ovviamente questo... Ora, Ship Interiors no, per me è troppo, non ho questa capacità.
Però altre cose come questo potrebbe essere interessante da capire. Però dai, lasciamo stare. Adesso io stacco perché sono stato fin troppo. Vi ringrazio veramente tantissimo. E se muoio io o morite voi, ci si vede alla prossima. Toccatevi gli zebedei. Ciao.